Salve a tutti ragazzi, sono Master Wallace, come sempre carico, carico, carico. Allora, muscoli gonfi e pompati, perché i natural falliscono? Punto interrogativo. I veri segreti del pompaggio muscolare. Dunque, mediamente parlando, voi sapete che la forma fisica dei natural italiani, i veri natural, molto scarsa, diciamo dal mediocre al sottomediocre. Questa è la situazione attuale. E se parliamo proprio di pompaggio muscolare, cioè di gente che quando si allena si pompa veramente in maniera evidente, in maniera dopaminica, in maniera che possa far qualcuno girare la testa a guardare, ecco qui è ancora più scarsa la situazione. Perché questa cosa? Allora, il problema è che molti sono abituati a vedere i fisici pompati dei bombaroli che effettivamente si vede. Una caratteristica di chi usa le bombe è questa, che il pompaggio muscolare è molto molto evidente, è molto facile anche, basta che fanno qualsiasi cosa e già si pompano. Ok? Anche nella vita quotidiana, se fanno movimenti un po' ripetitivi, anche ridicoli, come ad esempio pettinarsi i capelli, farsi uno shampoo, qualsiasi cosa, si pompano. Pensate quando si allenano. È proprio la caratteristica degli androgeni che dà questo estremo pompaggio muscolare, perché c'è più, perché il muscolo trattiene più acqua, glicogeno, più sodio, aumenta anche l'ematocrito, quindi c'è questo aumento di volume cellulare, plasmatico, no? Vascolarità. Nel natural questa cosa in genere è assente. Cioè, in natura quando si allenano non succede nulla, la maggior parte. Sto parlando mediamente parlando. Ci sono vari motivi per cui questo non avviene e sono tutti dettati dalla ignoranza. L'ignoranza, ragazzi, purtroppo è un grave problema, ma è un problema di cui ognuno è colpevole. Cioè, l'ignoranza non è che uno dice, poverino, è sfortunato, è ignorante. No, non è sfortunato ignorante, è colpa sua che è ignorante. Ignorante è sempre una colpa, questo mettetevelo in testa, ma non solo nel culturismo, per qualsiasi cosa accada, se voi subite conseguenze a causa della vostra ignoranza, è sempre colpa vostra. E accade così anche nel culturismo. Allora, sostanzialmente il problema di base dei natural è che non hanno una massa sufficiente, perché non si è solo mai costruita, sono sempre nati a casaccio, seguendo teorie ridicole. E per cui non avendo una massa sufficiente che cosa volete pompare? Cioè è come se voi volete gonfiare un pallone per farlo apparire un po' grosso, ma invece di un pallone avete un palloncino, che cosa volete gonfiare? Un palloncino. Quindi il primo passo da fare è costruire una massa muscolare sufficiente, e questo si fa solo con l'MVS, la teoria dei conti in banca, per come la vedo io. Per come la vedo io. Ma ammesso che ci sia anche, ammettiamo che qualche natura così sia riuscito a costruire di suo, qualche cosa un po' di massa. Cosa deve fare per avere i muscoli molto pompati? Intanto attenzione, il discorso dei muscoli pompati ha un ruolo quando siete abbastanza definiti, cioè quando siete in massa, che mangiate molto, avete molta ritenzione idrica, anche del grasso in più, il pompaggio è un po' relativo, cioè si vede ma non eccessivamente. Il pompaggio è risaltato al massimo quando avete un grado di magrezza buono. Allora in questo caso, se le cose sono fatte bene, avrete un veramente, il pompaggio muscolare si nota molto, e anche la vascolarità. Allora qui veniamo al primo problema veramente grave dei natura: non sanno definirsi, non sanno definirsi, cioè che cosa fanno? Anche ammesso che qualcuno allenandosi a casaccio abbia ottenuto dei buoni risultati di massa e forza, quando poi comincia a definirsi per l'istante sbaglia praticamente tutto. Succedono due cose in genere: la prima, non dimagriscono abbastanza e non arrivano mai definiti in estate. La seconda, dimagriscono troppo e arrivano in estate emaciati. Emaciati, andate a vedere il termine, cosa vuol dire emaciato, e magari nemmeno poi tanto definito. Cioè, avete capito? Perché sono svuotati, perché la muscolatura si è consumata. Questo da cosa deriva? Deriva da sostanzialmente strategie di allenamento e nutrizione sbagliate. Allora, strategie di nutrizione sbagliate perché mangiano troppo poco a livello di calorie e carbo veramente bassissimi, poi c'è qualcuno che addirittura li elimina, no? Cioè, eliminiamo i carboidrati, così è sicuro che i muscoli ve li consumate proprio a go-go. Sapete cosa vuol dire a go-go? Cioè, non mangiare abbastanza carboidrati e per di più volersi allenare in palestra, magari anche andare a correre,
con pochi carboidrati, cioè è il modo migliore per bruciare letteralmente tutta la muscolatura. Ma nonostante questo, c'è qualche così presunto esperto che dice: no, no, fa per definirvi, dovete eliminare i carboidrati, tenete un po' alte le proteine, come se questo potesse bastare. Quindi questo è già il primo errore. I carboidrati non vanno mai ridotti troppo, vanno ridotti sì, ma non troppo. Quanto? Dipende da caso a caso. Non è che se noi abbiamo un ragazzo con un metabolismo pazzesco, che fa fatica anche a ingrassare mangiando tantissimo, è chiaro che anche lui in una fase di, diciamo, di finizione, tra virgolette, i carboidrati saranno abbastanza abbondanti. Al contrario, un uomo magari oltragliante, in sovrappeso abbastanza elevato, che deve dimagrire, non potrà certo avere la stessa quota del ragazzo, capite? È tutto da vedere. Ma la cosa importante è che non bisogna mai mangiarne troppo pochi, perché voi per allenarvi avete bisogno di carboidrati. L'organismo per andare avanti, supportare l'anabolismo, tutto quello che vi pare, ha bisogno anche di carboidrati. È chiaro, il nostro organismo funziona anche a grassi, ma per attività, diciamo, non intense. Quando vi allenate, bruciate solo glucosio, poi nelle fasi di recupero, certamente anche gli acidi grassi danno un apporto, ma nel momento in cui vi allenate serve tanto glucosio. E se no voi non avete sufficiente, il muscolo è costretto a autodistruggersi, mettetevelo in testa, ma anche durante la fase di recupero. Quindi si sbaglia la nutrizione, poi lascio stare adesso il discorso dell'integrazione che sarebbe importantissima, anzi dopo forse lo riprendo. Quindi sbaglio fondamentale la nutrizione, poi l'allenamento. La gente comincia a definirsi che cosa faccia, non avendo un'idea, andando a casaccio, in genere istintivamente magari comincia anche a aumentare il volume di lavoro, aumenta le serie, aumenta, e questo potrebbe anche avere un senso se fosse fatto in modo logico, ma non si fa mai in modo logico. E poi cominciano a fare anche molto cardio. Quindi pensate un attimo alla situazione di un ipotetico natura che comincia a mangiare pochissimi carboidrati o addirittura li elimina, si allena di più in palestra e comincia anche a fare cardio, andare a correre. Cioè, come si può ridurre costui? E come potrebbe pompare in palestra in una situazione che il muscolo è privo di qualsiasi stimolo al pompaggio? Il pompaggio viene dato da una quantità minimale di glicogeno che deve esserci nel muscolo, da quantità di acqua, di sali minerali. E poi c'è anche il discorso della vasodilatazione, che ci vogliono delle sostanze che favoriscono la vasodilatazione. Okay? Vedete come il discorso è complesso. Se voi non supportate queste cose, non vi pompate mai e avete sempre un aspetto smunto. Se fate le cose per bene, anche se siete natural, sapete che cosa succede? Succede che man mano che dimagrite, che perdete peso, voi farete dei bellissimi pompaggi muscolari che sono molto gratificanti dal punto di vista estetico. È chiaro, perché la gratificazione dell'allenamento è il pompaggio. Ragazzi, parliamoci chiaro. C'è chi la gratificazione la trova a fare carichi in mani o fare prove di forza, così anche a volte ridicole, ma ognuno poi le sue ambizioni, ma l'essenza del culturismo, ragazzi, è il pompaggio muscolare. E quindi gratifica tantissimo la mente, l'autostima, la gente quando vede uno bello pompato ci guarda, e questo è importante. Ma il pompaggio muscolare, ragazzi, aiuta anche lo sviluppo muscolare. Il pompaggio muscolare non è solo così una finzione, come diceva Arnold, che diceva: sì, il pompaggio è bello, lì per lì sei gonfio, poi dopo due. A fine allenamento sei sgonfio, non c'è più niente. Beh, è ovvio che accade anche questo, ma il pompaggio muscolare lavora anche per costruire muscolatura. Adesso questo è un concetto che ovviamente andrebbe approfondito, sono concetti che ne parlerò anche all'evento, però il discorso dell'acido lattico, alte ripetizioni, è proprio la base dello sviluppo muscolare, quello vero, che è superiore anche all'uso dei carichi pesanti. Come ripeto, sono tematiche che ne parlerò anche. Ne parlerò all'evento. Quindi il pompaggio muscolare è da ricercare in tutti i casi, per l'autostima, per la gratificazione vostra e degli altri, e anche per la costruzione di massa muscolare e mantenimento della massa muscolare. Quindi io sostanzialmente adesso vi dirò alcune cose basiche che dovete fare e poi vi dirò un'altra cosa importante. La cosa base che dovete fare è questa. Se dovete definirvi, non esagerate con calorie troppo basse e con carboidrati troppo bassi. Non esagerate, dovete valutare voi secondo la vostra situazione. Ovviamente, se siete con noi, chi ha seguito la cosa di Master sa che è tranquillo, però
Dovete valutare voi la vostra situazione, e comunque non esagerate, non esagerate. Meglio stare un po' più su che non sotto con i carbo, ok? Poi settimana in settimana dovete vedere che cosa succede, se state perdendo peso, se dimagrite, ma non mangiate troppo poco a livello di calorie e carboidrati. Questo è il primo consiglio che vi do da Natura. Il secondo, cercate di avere uno schema di allenamento logico. Se non recuperate, siete sovraallenati, sarete costantemente svuotati e non ce la farete mai ricaricare i muscoli, a parte che è nato in sovraallenamento cronico, cortisolo alto, ma quindi ci vuole un piano di allenamento logico. Quindi lasciate perdere multifrequenza e queste sciocchezze qui. Fate una monofrequenza fatta con logica. Guarda caso l'MVS? No, così, lo dico a caso. Ah, ribadisco, l'MVS a breve non sarà più disponibile, come schede, e le daremo solo, per i coaching online. Quindi chi vorrà acquistare la scheda andrà nel coaching online. Noi le daremo solo a chi segue i corsi online in modo progressivo, quindi questo ve lo dico. Allora, poi altra cosa, non esagerate con l'attività cardiovascolare. Se correte troppo, pedalate troppo, vi svuotate troppo, andate in catabolismi eccessivi e i muscoli non si pompano. Chiaro? C'è un modo per fare il cardio incredibilmente efficace con soli 10 minuti 3 volte a settimana, che è una cosa straordinaria, che spiegherò all'evento. E spiegherò anche all'evento un nuovo segreto fantastico che ho ideato, ho provato su me stesso, anche su alcuni allievi, poi temporaneamente poi questa cosa è stata evoluta. Ovviamente è una cosa assolutamente naturale, legale, e quindi chiunque lo potrà provare. E veramente questa cosa, ragazzi, vi dà adesso, vedrete anche qui. C'è una foto di Master, che in quella foto lì avevo anche adottato questo segreto, diciamo. Considerate che in quella foto, tra l'altro, sì, era anche abbastanza pesante, ma con questo fattore qui extra che ho trovato, a parte l'aspetto estetico, ci si sente come un compressore, cioè ci si sente veramente che ci si spinge, c'è questa voglia di spingere, si sente il muscolo che letteralmente spinge e si gonfia, è fantastica. E si sente anche energia quasi inesauribile, incredibile. Ne parlerò all'evento. E come parlerò all'evento del fatto dell'aerobica, quella speciale da fare 10 minuti a settimana, all'evento dirò, tutta parte delle montagne di cose che dirò, ci saranno questi famosi 5 segreti incredibili che sono grande esclusiva per chi viene all'evento. E poi c'è il discorso integrazione. Integrazione può aiutare il pompaggio muscolare, anche se mangiate poco, ma deve essere un tipo di integrazione particolare, cioè con le sostanze che davvero funzionano, perché molte che si usano per queste cose non funzionano, sono sopravvalutate, quindi sostanze che davvero funzionano e in sinergia fra loro. E questo può aiutarvi molto. In più, se ci mettete anche il segreto di Master, che a questo punto diventate come dei super pompatori, diventate come delle mongolfiere che si gonfiano in modo incredibile, non siete più dei palloncini. Diventerete delle mongolfiere, ok? Quindi io vi ho dato questi consigli, perché non manca poi molto, ragazzi, a maggio-giugno ci siamo, cioè il massimo della forma dovete averla a giugno-luglio, però se non vi mettete sotto adesso non ci arrivate. E quindi io vi aspetto all'evento del 21 aprile, c'è ancora tempo, per chi vuole venire, c'è ancora tempo, fate voi, volere potere, lo dico sempre, volere potere. Chiudo con una cosa. Così parlo in generale, non mi riferisco a nessuno, però io prima ho detto, questa tecnica che ho fatto per il super pompaggio è assolutamente naturale e legale. Ci tengo a sottolinearlo. Perché? Perché ci tengo solo a sottolinearlo? Perché quando così qualcuno propone, per chi si allena, propone soluzioni che non sono legali, ok? E che possono avere effetti anche collaterali, quindi stiamo parlando di farmaci. Questo, secondo me, non è un modo che si può apprezzare. Non mi interessano poi tutti i discorsi che uno è bravo, uno sa quello che dice. Cioè, quando si propongono farmaci illegali e anche pericolosi per la salute, perché le cose stanno così, non credo che noi dovremmo prendere questa cosa con grande, così come se fossero degli eroi. Non funziona così. Non funziona così. Come non funziona così nemmeno il fatto che, lo voglio ripetere, qualcuno ribadisce sistematicamente che gli steroidi non vanno usati, che fanno male, che ci sono effetti collaterali.
sentito uno l'altro giorno, ha detto in un video che spiegava perché qualsiasi uso di steroidi, anche minimale, intacca sempre l'asse ormonale, che è vero, no? Allora tu, io dico, perché uno dice sta cosa e poi dopo quello che insegna è come usare gli steroidi? Perché? Cioè non capisco. Cioè se tu dici che una cosa fa male, che non va usata, perché dovresti insegnare a usarla? O magari l'ha usata lui stesso, perché è così. Capite la contraddizione? Questa cosa veramente, perché molti mi dicono, no, perché l'informazione è così uno, ma informazione di che? L'informazione tutto più può essere questa. Secondo me questo avrebbe un senso, attenzione. Allora io vengo qui, qualcuno l'ha anche fatto magari, io vengo qui e dico, sono un ex tossicomane, ho sbagliato, mi sono giocato la salute, ho passato guai giudiziari, casini familiari, ho smesso, cioè sono riuscito. Vi voglio dire come ho fatto a smettere e ve lo spiego. Quindi io sono qui per spiegarvi che cosa non dovete fare mai. Ecco, questo avrebbe un senso. No, succede così più o meno. E adesso faccio l'esempio della droga, ma vale per chi assume o uno dice, allora sono un assuntore di droga, sono qui per spiegarvi come usarla, tutti i tipi di droga, vi spiego come usarla, ok? Però attenzione, io la uso e vi spiego come farlo, però voi non lo fate. No, non lo fate, ma perché? Perché può succedere questo, questo, quello. Allora, cioè, dov'è la coerenza? Io vedo solo una contraddizione continua, un loop di contraddizioni che continua a girare intorno, uno che dice una cosa e fa il contrario di quello che dice. Cioè, a parte che poi, voglio dire, spiegare come usare i farmaci comunque è. Per me anche questo è un'induzione all'uso di farmaci, parliamoci chiaro. Infatti le domande poi dei ragazzini, se andate a vedere sotto, sono, ah, ascolta, ma io vorrei usare questo, questo, quello, posso farlo l'altro, che effetto fa questo? Perché vorrei cominciare. È tutta gente che è presa, che vuole cominciare, quindi quando lui dice non lo fate, è sbagliato, in realtà ottiene l'effetto opposto perché dice vi spiego come farlo. Ragazzi, ma cioè, come non capire questa logica delle cose? Non lo so, fate voi. Ragazzi, io vi aspetto. Gli metto un aprile qua a Ravenna. Grazie a tutti, al top.